Possono dire al Consiglio qual è il principio per decidere la democrazia, la decisione della. Volevo aggiungere che lei non deve dire ancora al Consiglio di Provincia sulla votazione, quello per la sospensione. Per la sospensione è previsto, Presidente, facciamo la votazione del Ferro nominato sul progetto. Chi vota sì è d'accordo alla votazione, viene a chiedere le modifiche che deve dire. A chi vota sì, vota sì a favore della sospensione. La democrazia, ma lo vedete, già siete intervenuti, avete le due dichiarazioni di voto, non lo vedete più, perché il fatto non lo sforzate, ma quando vi alzate di voto, ma non potete intervenire per dichiarazione di voto, e lei lo deve concedere prima dell'elezione. Dichiarazione di voto, allora, forse non sapete, io sto facendo, siccome c'è stato un confronto di votazione, sto facendo una votazione per l'appello nominale, per evitare le 5, le 4, le 2, le 3, quindi quando si fa l'appello nominale, quando si arriva. Questo è il
nascere allo Stato, a fare nascere una nuova maggioranza, formata purtroppo, ahimè, da consiglieri comunali del PD. Non entro nelle politiche, non entro nelle questioni politiche di casa altrui, ma la città deve sapere bene che oggi, sulla votazione precedente, il sindaco, che ha scelto all'epoca e continua una politica di numeri, consente attraverso le sue logiche che una parte del PD sia detta di scendere dalla maggioranza in termini di alzarsi, sedersi in consiglio comunale con uno schiavismo scellerato in paese. Ragion per cui prendiamo le distanze da questo vergognoso atteggiamento e ci avviamo a votare, dove sicuramente tutti saremmo d'accordo sulla sospensione del Consiglio Comunale, ma vorrei tanto essermi sbagliato, vorrei tanto aver capito male una parte dell'opposizione, ormai sta lì con il cappello in mano politicamente a chiedere un po' così nei termini di voti a questo sindaco e ai suoi fedeli consiglieri. Però il consigliere che è portato con il Grazie.